Abbastanza per una bella esplosione. Che strano. Cosa ci fa questo ammasso qui? Oh, cavolo. Sei davvero grande. Mai vista una macchina del genere. Wow! Né una cacciatrice come te. Prendi. Viene dalla cava, ma nessuno potrà dire che non te lo meriti. Cammina nella luce, amica mia. Specialmente se affronti ciò che spunta da sottoterra. Sono dentro anche loro. Ora diamo un'occhiata alla stanza. Operazione Vittoria Eterna. Che cos'era? Qualunque cosa fosse, non sembra che sia andata troppo bene.
Milano in arrivo. Stesso schema di Akron. Le difese lo bloccano. Noi lo ingaggiamo, lo mutiliamo e distruggiamo le fonderie. Ordinaria amministrazione. Verso la gloria, ragazzi! Non ABRM in posizione! Una battaglia. Congelata nel ghiaccio e nel tempo. Lo vedi anche tu, siamo Silence? Siamo proprio cacciati in una vittoria eterna. Silence! Eh? Contatto fra 30 secondi. Ehi, credete che basterà la Sobek per finire Zero Dawn? Silence, lo ricevi? Cos'è? Questi soldati sono morti qui. La gente muore in ogni momento. Va, trova qualcosa di interessante. Inferocita. Non possiamo muoverci da qui, ci si schianterà contro. Difendiamo l'ingresso a qualsiasi costo. Poi passiamo al contrattacco. Ho già troppe cose. Diario. La prima battaglia della barriera costiera orientale non fu una sorpresa. È accaduto prima. Diario. Terza battaglia di California Marina. È qui che dormivano lo i soldati. Lo sciame è arrivato dal Pacifico. Come la loggia a cuore della so madre, non so se sia stata immagino. Colpa dei miliziani locali o del pazzo quindicesimo, ma qualcuno gli aveva dato fuoco. Che cazzo era questo? E il mare era in fiamme. Quella roba era... la prima ondata di... Gente, mi è stato ordinato di ricordarvi l'articolo 115 del regolamento riguardante l'uso non autorizzato di cicli del processore. In particolare il 115C. Qualsiasi simulazione olografica non direttamente... Grazie per le tue mail. Il tempo vola in servizio. 4 mesi passati con le vecchie glorie. Non so, so che sono passati giorni, tesoro. Mi dispiace. Le missioni sono sempre più lunghe. I mobili e erano difficili. Di metallo. Lo sciame è sempre come più bravo ad anticiparci. Come? Era siamo il mondo sempre di meno metallo. E dobbiamo lavorare suppongo 10 volte abituati. Tanto per ogni perdita subita. Come un'azienda familiare nei momenti duri, solo che... questa non è la mia famiglia. Non sei tu. Continuo a cercarti negli occhi della gente. Solo un letto. Era la stanza del loro capoguerra. Questi cavi devono portare alla fonte di energia. Un'informazione utile. Non ne vedevo una fin da quando ero una bambina. Deve essere un codice. Forse dovrei esaminare tutti gli oggetti dell'area. Tre linee, tre fonti. Eccone una.
Quindi volevate tutti sapere come riavviare il sistema geotermico? Si fa così. Gli uccelli migrano a nord in estate, a est in primavera, a ovest in autunno e a sud in inverno. Non vi aspettavate delle parole poetiche dalla bocca di Mike il tecnico, vero? Come al solito supero le aspettative. Fanno due. Ancora una. Fatto. Sembra che abbia funzionato.
Rumori di strumenti e voci. Ancora l'eclissi. Deve esserci un'altra strada. Sono loro, bene. Non cercano risposte, soltanto armi. Passiamo al piano di riserva. Non ho più spazio. Che cos'è? Quella. Una mappa. Una mappa di cosa? Del nostro mondo. Il pianeta Terra, Aloy. Non è piatto come pensavi. Perché avrei dovuto pensarlo? Durante l'eclissi l'ombra sulla Luna è curva. Quindi il nostro mondo è un globo. Ed è così che appare da lontano. Ne parleremo in un altro momento. Torniamo al problema principale. I robot di Faro si stavano diffondendo in tutto il mondo, divorando qualsiasi cosa. In qualche modo, Elizabeth li fermò prima che fosse troppo tardi. Ma come? Porto già troppo peso. L'eclissi armeggiano con quel demone di metallo. Non penseranno di risvegliarlo, vero? Attenti! Soleo!
Un altro Kopesh. E questo si muove. Del passato affrontarono centinaia di quei cosi e in una sola volta. Potrebbe servirmi. Non c'è spazio. Grazie, dottoressa. Si sieda. Ah? La ringrazio pure dopo quello che ha detto. La dottoressa Sobek ha chiarito la situazione, generale, e ci ha dato una scelta.
Dovremmo ringraziarla. Che... dico, Dio mio! Che ne dite di discuterne offline? Non ci sarà alcuna discussione. Avete visto i numeri? Faro pagherà anche i conti, ma il denaro non può comprare il tempo che serve per completare Zero Dawn. Quello si compra solo col sangue. Ah, andiamo. Se aggiorniamo la flotta, decifriamo i codici. Hai sentito o no? Stavolta i robot non combatteranno per noi. Se parliamo di decifrare, allora lo sciame impazzito è un predatore alfa. Saboterà e controllerà ogni cosa automatizzata, gli lancerete contro. Così invece sarebbe come lanciare civili in un tritacarne. Comandanti, il nostro nemico si replica più velocemente di quanto lo uccidiamo. E divora biomassa per alimentarsi. Zero Dawn è l'unica soluzione. Quindi mettiamo un railgun in mano a ogni civile forte abbastanza da reggerne uno. Gli mostriamo dov'è il grilletto e lo spediamo al fronte? E come diavolo ci riusciamo? Dandogli qualcosa per cui combattere. Zero Dawn. Il programma di superarmi top secret che ci salverà. Se l'umanità resisterà allo sciame abbastanza da permettere alla dottoressa di finirlo. Vi invio il file con il piano di guerra per l'operazione Vittoria Eterna. Piano? Crimine di guerra, semmai. È spiacevole, ma è già qualcosa. Vista l'alternativa. Dottoressa, abbiamo una base di lancio orbitale abbandonata fuori da Bryce, Utah, per i preparativi di Zero Dawn. È spaziosa. Quando può iniziare? Ne ho già inviato una lista di candidati alfa e beta. Molti sono cittadini stranieri o membri di società per azioni, quindi estrarli... Lasci fare a me. Avrà il suo dream team. Si fidi. Allora vado. Base di lancio orbitale. Che cos'è? Cosa ha fatto questa gente? Cosa ha fatto Elizabeth? Ho consultato i miei dati e trovato la base. È la buona notizia. E la brutta? È proprio sotto alla cittadella. Il palazzo di Tramonto. La capitale dei Cargia delle Ombre. Non proprio il massimo. Il palazzo brulica di agenti dell'Eclissi. In posizione di autorità. E tutti indossano un focus. Appena ti vedranno lo farà anche Ade. Ordinerà di ucciderti. E stavolta avrai contro l'intero esercito dei Cargia delle Ombre. Allora disattiva i loro focus. L'hai già fatto prima. Non è semplice. Troppi focus nello stesso posto. Comunicano fra loro e fanno rapporto ad Ade. Un'intera rete di focus. Una rete? Che intendi? Immagina un'enorme ragnatela invisibile estesa per tutta la valle che connette tutti i focus insieme, permettendogli di comunicare a grandi distanze istantaneamente. Capito. Beh, c'è un modo per distruggere questa ragnatela? Distruggere la rete. Audace, sì. C'è un modo. Un punto debole nella rete. Indicamelo. Ti invio i dati della posizione. Raggiungila. Quando sarai vicina, ti darò altre indicazioni. Cos'era Zero Dawn? Che genere di superarma creò Elizabeth? Riuscì a fermare le macchine?